Buongiorno a tutti, sono Giuliana Fugazzotto, la coordinatrice del liceo musicale, il liceo ultimo nato del liceo Laura Bassi. Noi infatti non c'eravamo nell'ultima celebrazione dei 150 anni per l'istituzione della nostra scuola, non eravamo appunto ancora nati. Il liceo musicale è l'ultimo nato nella grande famiglia del liceo Laura Bassi, ma è stata una nascita desiderata, una nascita fortemente voluta in una famiglia che da sempre ha riservato una grande attenzione al mondo dei suoni e della cultura musicale. La musica entra fra le mura del liceo Laura Bassi quando ancora appunto non era liceo, fin dai primissimi anni della sua esistenza, nel lontano 1863. Per merito del maestro Federico Parisini, accademico di Bologna, accademico filarmonico, che qui insegnò canto corale. Avanti negli anni si arriva fino alla metà degli anni venti del secolo scorso e viene introdotto con la riforma Gentile, nel riformato quindi istituto magistrale, lo studio facoltativo di uno strumento musicale, che le studentesse e gli studenti potevano scegliere fra il pianoforte e il violino. Ovviamente, cardine dell'insegnamento della musica era allora una finalità pratica, quella di formare dei futuri maestri elementari perché potessero a loro volta successivamente educare i bambini anche nell'arte musicale. L'attività musicale prevalente era certamente quella del canto corale. Ma è proprio questa attività che rinforza e tiene salde le radici del nostro liceo musicale, con un percorso ininterrotto che dagli anni dell'istituzione della scuola arriva fino ai nostri giorni. Vogliamo assolutamente ricordare in questo percorso, oltre al maestro Parisini già menzionato, il professor Giuseppe Danella, che ebbe il merito di fondare la prima corale polifonica d'istituto, che poi confluì nel circolo madrigalisti bolognesi Adriano Banchieri, che attiva ancora in anni recentissimi. Ma arriviamo a tempi più recenti, quasi ai nostri giorni, almeno per quelli che, come me, hanno qualche anno in più degli studenti. Dopo saltuarie ma brevi interruzioni, infatti è dagli anni 90 del secolo scorso, ormai, che il canto corale nel nostro istituto non ha conosciuto soluzione di continuità. E il merito va anche al professor Alberto Spinelli, al maestro Michele Napolitano e al nostro professor Cosimo Caforio, al suo impegno determinante, infatti, insieme a quello del preside Felice Signoretti e del gruppo di un apposito progetto, si deve la nascita nel 2012 del liceo musicale. Oggi questo indirizzo di studio del liceo Laura Bassi è una realtà affermata nel territorio bolognese e permette a tanti giovani di formarsi culturalmente e tecnicamente per entrare nel mondo delle professioni musicali. In questi 9 anni abbiamo formato valenti musicisti che hanno poi proseguito gli studi strumentali nei corsi accademici di alta formazione, esperti ed affermati tecnici del suono, appassionati cultori della musica e delle arti performative. E abbiamo avviato agli studi universitari giovani preparati e con una solida formazione liceale. Oggi, in conclusione di queste celebrazioni per i 160 anni della nostra scuola, vi presentiamo un concerto pensato e organizzato come se fosse stato in un cartellone di teatro. Non quindi una carrellata dei migliori studenti o di tutte le specialità strumentali che si studiano al liceo musicale, ma piuttosto un concerto pensato per offrire a un pubblico speciale, come siete voi, un vero e proprio concerto legato da un unico filo conduttore, il canto, il pianoforte e gli archi, dagli anni di Laura Bassi a quelli di Lucio Dalla.
Thank you.
Thank you.